È questo che vuoi? Questa pandemia è finita, Johnny! È finita! Non è finito niente! Niente! Non è un focolaio che si spegne! Non era la mia pandemia! Lei me l'ha chiesto, non gliel'ho chiesto io! E ho dato la caccia fino all'ultimo Novax per vincerla, ma non è servito a niente! E il giorno che torno a casa mia, trovo un branco di scienziati all'aeroporto che mi insultano, mi chiamano un tore, solo perché sono in ritardo per la quinta dose! E chi sono loro per chiamarmi un tore, eh? Chi sono? Per parlare di scienza, se non sanno neanche di che cavolo stanno parlando! Sono brutti momenti per tutti, John. Perché ti sei vaccinato? Per voi! Sotto pandemia c'è un codice d'onore! Io vaccino me per coprire te e tu vaccini te per coprire... non lo so, non l'ho mai capito bene! Non è facile da capire, John, ma ora hai il Green Pass scaduto. Mi sono fatto 4 dosi, mi sono isolato sulle montagne, disponevo di mascherine per migliori e adesso non sono immune nemmeno allo starnuto di un barboncino! Ma perché? Perché? Dove sono finiti? I miei anticorpi, dove sono finiti? E dove sono finiti tutti quei virologi generali? Dove sono finiti loro? Avevo tutti quei compagni intorno. Erano amici miei. Qui non c'è più nessuno. Si ricorda di Figliolo. Mi disse portami tutti i Novax rimasti. Arriviamo al 100% e immunizziamo il gregge. Non faceva che parlare del gregge e di appuntarsi un'altra medaglia sul petto. Durante le feste di Natale Figliolo ci invita a casa per farci assaggiare il suo famoso capitone alla vaccinara. Eravamo io, Figliolo, Galli e Speranza. Il capitone era nel forno, a cuocere, e nel soggiorno c'era l'albero di Natale di Figliuolo che al posto delle palline aveva tutte siringhe piene di dosi, era carino. Suonano al citofono, entra questo ragazzino con in mano un pacco di Amazon, entra e dice sorpresa cinese, botti di Capodanno. Io ho detto di no, ma quello continuava, sorpresa cinese, e Speranza ha detto di sì. Quando il generale Figliuolo l'ha aperto, il pacco è scoppiato come una bomba. Figliuolo era steso lì a terra e urlava come una bestia. Il forno era esploso, io avevo i pezzi di capitone maciullato addosso e ho dovuto togliermeli da solo. Insomma, io avevo i pezzi di capitone addosso, il sugo e tutto il resto. Galli era svenuto, l'albero di Natale era volato in aria in 1000 pezzi. E Figliuolo aveva il corpo pieno delle siringhe dell'albero che gli si erano conficcate tutte addosso. Cerco di togliergli le siringhe ma non ci riesco e si sarà fatta almeno 30 dosi e nessuno mi aiuta! Non c'era nessuno e lui fa voglio immunizzare il gregge e continua a ripeterlo, voglio immunizzare il gregge, devo arrivare al 100%, Johnny, voglio la medaglia, io non riesco neanche a trovare il ministro Speranza. Non posso dimenticarlo, sono passati 7 anni e mi succede tutti i giorni, certe volte mi sveglio e non so neanche che zona siamo, se gialla, arancione, viola, a che dose siamo arrivati. Non so quanti mesi vale il mio Green Pass. Non ho contatti con nessuno. Sto in quarantena per giorni, per settimane. Ma com'è possibile? Che devo fare? Che cosa devo fare? It's a lockdown when you're on your own, and it hurts when the tear freedoms apart, and every new massage just seems to bring you down. Try to find a soft heart, can't change your mind.